Uè, ragazzini! Buonasera, ragazzi! Sono le 19:36, per essere precisi. Cosa dire? Cosa dire? Che praticamente, oggi come oggi, siamo abituati a lamentarci sempre, a lamentarci di tutto, a lamentarci per ogni cosa, a puntare il dito verso gli altri. Avere a volte fare delle scene da vittimismo e allo stesso tempo facciamo scene di pura arroganza, cattiveria e quant'altro. Io sono uno tra, sono il primo forse a farlo. Lamentarsi di cosa? Lamentarsi di dire: mamma mia, io non ho l'iPhone. Io non ho il Samsung, io non ho il tablet, io non ho il PC, io non ho questo, non ho quell'altro. O addirittura, mannaggia, oggi ho il raffreddore, oggi ho mal di testa, vorrei morire, ho il mal di denti. Siamo così arroganti a volte e siamo presi da noi stessi che e lo facciamo con senza volerlo, inconsciamente, però a volte dimentichiamo che c'è gente che non ha un iPhone, non ha neanche il piatto per mangiare. C'è gente che non ha un semplice mal di testa, ma cosa dire? Gli mancano le gambe, le braccia, è diventato cieco, sordo, muto, conduce la sua vita in un letto. Allora non ci lamentiamo di queste piccole cose, di queste sciocchezze. È ovvio che se si generalizza, ed è ovvio anche che quando è personale la cosa, beh, cioè è molto contorto come discorso, però a volte dimentichiamo che c'è gente che sta peggio di noi e c'è gente che sta meglio di noi. C'è gente che arriva a morte non avendo avuto nessun tipo di problema durante il suo percorso di vita. Forse si sarà tolto tutti gli sfizi, avrà fumato, avrà bevuto, si sarà anche drogato, però ha condotto la sua vita in maniera. Poi c'è gente, non avendo mai fumato, non avendo mai bevuto, non avendo mai fatto nulla, purtroppo non ha potuto anche togliersi gli sfizi, è morto per infarto, è morto per ictus, è morto per tumore, oppure. C'è gente che da ricco è diventato povero, povero da ricco, oppure c'è gente che ha condotto una vita umile, semplice. E ripeto, alla fine ci scordiamo di guardare oltre, di guardare oltre. Questo discorso perché? Perché non lo so. Non lo so, stavo davanti al computer, ho visto un paio di video e forse mi hanno dato il pensiero. E lo volevo condividere con voi. Aggiungo anche che a volte questi pensieri si fanno, però poi non si applicano. Ma ripeto, non lo si fa con cattiveria, non lo si fa solo per inconscio, solo perché ci sfugge pensare il prossimo. Spero di essere stato quanto più chiaro possibile. Ora aspettiamo la Lucia, che arriverà intorno alle 8:30, 9:15. Stasera, fortunatamente o sfortunatamente, c'è nonno libero. Nel mio caso sfortuna. Vabbè ragazzi, dai, ci vediamo dopo. Ragazzi, abbiamo appena cenato. Qui c'è la Lucia con noi. Vi ho Avete detto già toccato questo. la maglietta di Mii? Wow. Ovviamente l'ho lavata, l'avete vista? Sì, se l'avete vista piccata, l'avete vista, no? Come vi ho detto prima, stasera c'è nonno Admi Minchiam libero. Comunque, prima ho detto ai ragazzi, ho fatto un discorso abbastanza serio. Ho detto, oggi come oggi, troppe persone si lamentano. Si lamentano per cose futili, ad esempio per un mal di testa, perché non hanno l'iPhone, per come siamo presi da noi stessi. Non vediamo, addirittura non pensiamo che c'è gente che c'è peggio, che sta Che si peggio. lamenta o che comunque magari non si lamenta, però effettivamente non ha neanche,
vi dico una cosa, il virus dice, no? Non ha neanche un telefono, neanche magari qualcosa da mangiare, non ha neanche una testa, una testa, un tetto sopra la testa per cui dormire. Alla fine si va sempre a vedere la classica, cioè che poi si cade nel vittimismo, no? Nel senso, oh, non ho questo. Poi realmente c'è gente che ha un sacco di problemi e non si piange addosso, anzi, affronta la vita con spirito, sorriso e quant'altro, giusto? Perciò tu che messaggio? Cioè, più non è di puntare il dito sugli altri, puntalo su te stesso, nel senso, nel giudicare. Mediti, eh. Però nello stesso momento, prima di piangerti addosso, vedi gli altri come stanno. Per dire, io sto peggio o meglio. Giusto, giusto. Questo è quello che ho detto prima io, nel senso, ovvio, 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 ci sono persone che nascono e muoiono e nella vita hanno fatto di tutto. Anche drogarsi, andare a prostitute e quant'altro, hanno condotto una vita. Poi c'è quella persona che rispetta, non fumo, non bevo, non mangio sano, faccio sport, poi alla fine viene incastrato da un infarto, da un ictus, da un incidente, da un tumore, quant'altro. Cioè alla fine, ragazzi, ripetiamo, è inutile piangersi addosso, è inutile stare a vedere... Oh no. Quel che abbiamo detto è detto. Perciò, se condividete il nostro pensiero, fatecelo sapere nei commenti. Se la pensate in maniera diversa, scrivetelo lo stesso sui commenti. E niente, ora no, mi devo continuare a vedere. Sì, ora noi ci spostiamo da qui e andiamo nel... E siamo qui in camera da letto con il piumo. Dove stai? Fatti vedere, sei di spalle, fatti vedere. Saluta. Ok. Quindi questa cosa. Possiamo fare un jingle? Jingle bell. Tipo piumo. No? No? Ma anche no. Stavo pensando, ragazzi, no? Guardatemi, no? Guardate. Se io in un mondo parallelo fossi muscoloso con questa testa. Cioè voi immaginate me con questa testa. Cioè questi capelli così, no? Lavorare così. Così che potrei sembrare? Così c'è chi potrei. Chi potesse assomigliare? Chi potrei sembrare? Quello dei Simpson con la barba. Voi cattivi siete! Andate a giocare da un'altra parte! Ah, quello che sta sempre con la zappa in mano. Quello è il video della scuola, là. E quello più muscoloso, C'è la puntata dove lui fa vedere che si toglie ed è tutto muscoloso. Ah, ecco, no, non l'ho vista quella puntata là. Quindi i vecchi non fanno così, i vecchi? Sì, tu. Ma io dico, quando i vecchi iniziano a fare così? No. Quello è perché iniziano a soffrire di Parkinson. Madonna, brutto. No, ma ci sono vecchi purtroppo che non soffrono di Parkinson, fanno così. Che ne sai? Perché no, lo vai perché a chiedere? Non sono rigidi, capito? Perché lo vai a chiedere tu alle persone? Io sono sempre in tutto. No, il Parkinson c'ha tante sfaccettature purtroppo. Sì. Ma certo. Cioè quello che è più, come si dice, più... Quello che è veramente grave. È un altro tatuaggio. Più grave e chi invece è meno. Stiamo parlando al cellulare. E che aggiungere di questa cosa, ragazzi? Come al solito mi sono dei paranoi perché ci cannono minchia. Sì, e guardate, lui è sempre odiato, tra virgolette, colorato. Sì, riprenditi bene. Al centro, sì. Stai ad peppa. Colorato. Pur di non vedersi nonno libero, se ne vede una abbastanza vedersi colorato. Sì. Cioè, studi carina, che è proprio a fare il dispetto che non doveva stare insieme a me a vedersi il programma. No, quanto è stupida, non mi piace. Ma non ti è mai se è piaciuto neanche colorato, non è che tu dici ti piaceva colorato. Non mi piace proprio, non mi piace. Perché è colorato? Non l'ho visto, ho visto tre spezzoni. E sono qui, sono qui. Praticamente ho partito che c'era tipo uno, ho chiuso gli occhi c'era un altro, ho richiuso gli occhi e li ho aperti c'era un altro ancora. C'è un trio era per lui. Sì, mi sa tipo c'era un trio questo. Comunque ragazzi, che dire,
Ma domani inizia a fare il pesantone, lamentoso, quindi siccome abbiamo detto prima non lamentatevi. Esiste un canale che si chiama. Come ho detto non lamentatevi prima, pensate a vedere gli altri, questo esiste si lamenta. Esiste un canale che si chiama il Santone dello Svapo. Ecco, con questo io potrei essere il pesantone dello svapo. No, tu sei il pesantone delle giornate. Vabbè, detto questo ragazzi, chiudiamo. Vabbè, però perché i giorni sono lunghi, rinchiusi in tasta cella. Gli amici sono tanti, capizze na cagna, più mai.